per la seconda volta perché avevamo problemi di linee. Andrea, tu sei, a mio dire, uno sciamano contemporaneo, vive nei boschi, conosce tantissime cose, si occupa di geografia, ha scritto un libro incantevole con la prefazione di Mauro Biglino, che non è roba da poco, e ce ne vuoi parlare? Sì, grazie dell'attenzione. Dunque, il libro si chiama Geografia Sacra e Tradizione Segreta del Nord, alla prefazione di Mauro Biglino. Mauro è qua, abita come me in Val di Susa. Io abito, diciamo, dalle parti della Sacra di San Michele, che è un luogo di potere molto importante. Come scrivo anche nel libro, in realtà questi luoghi di potere che poi sono stati adottati e presi dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Cristiana, in realtà sorgono su antichi siti preistorici. Quindi in una parte del libro analizzo dal punto di vista esoterico, spirituale, anche il tema sacra di San Michele, ma soprattutto il luogo in cui sorge. Ecco, nel libro descrivo un po' di luoghi di potere e le leggende ad essi connessi della Val di Susa. Quindi abbiamo il mito di Rama. Rama, per chi non lo conosce, è tra virgolette una Atlantide della Val di Susa, quindi è una leggenda di maghi giganti di pelle scura che nella notte dei tempi vissero e transitarono qui in valle, portarono un disco d'oro, una ruota d'oro scolpita. C'è veramente tanto da dire su Rama, ho pubblicato anche articoli e quant'altro. Ho scoperto delle mura ciclopiche, ogni tanto accompagno dei gruppi di persone in questi siti. La cosa bella dal mio punto di vista è che queste cose di cui parlo sono poco conosciute, quindi non sono siti archeologici, non c'è la mano dell'uomo moderno più di tanto, e quindi c'è la possibilità, secondo me, di fare dei bei lavori spirituali, nel senso che una delle cose che faccio sempre all'inizio è la connessione col genius loci, con lo spirito guardiano dei luoghi. I luoghi di potere sono ancora oggi da essi promana un'energia spirituale importante, che è la medesima di 2000, 3000, 4000 anni fa, quando sono stati, come dire, modificati un po' dalla mano dell'uomo. E questo è veramente bello dal mio punto di vista, cioè che non ci sia molta antropizzazione in queste zone, cioè c'è molto bosco, c'è molta foresta, e quindi ci sono proprio gli elementi naturali, si fanno dei bei lavori spirituali. Nel libro analizzo questi luoghi di potere e analizzo la tradizione spirituale dei druidi e delle druidesse. Io dico sempre druidesse perché noi siamo abituati ad associare al sacerdozio una qualcosa di maschile, ma in realtà questa è proprio solo un'impronta nostra di questa recente epoca che è la nostra, che io definisco sempre greco-romana cattolica, e anche scientista, positivista, materialista, ateista. Ma diciamo che per migliaia di anni qui vissero popolazioni che niente avevano a che fare con questa nostra cultura, anche cultura spirituale, ed era soprattutto una spiritualità legata a due cose. Io nel libro sintetizzo così: la prima cosa a cui erano molto attente le popolazioni antiche, i druidi e le druidesse, era appunto la geografia sacra, ma quella che noi oggi definiamo il femminino sacro. Loro, a differenza nostra, avevano la percezione e probabilmente vedevano e sentivano che il pianeta Terra è un organismo vivente, e lo potremmo chiamare Brigid, la dea Brigid, e questo organismo vivente è appunto vivo, ogni sua manifestazione è viva, quindi che ne so, le piante sono i capelli della dea, le rocce sono le sue ossa, e scorrono nelle profondità della Terra le linee di energia tellurica, che attraversano tutto il pianeta come una web, una rete, l'antica web net primordiale, che sono le linee chiamate anche sincroniche, oppure del drago, no? Pensiamo sempre a questo, che sono le linee del drago, quindi, o del serpente, perché sono tutte storte, si intrecciano, in qualche punto affiorano, si intrecciano, ed ecco i luoghi di potere, cioè gli antichi sentivano che c'erano i posti in cui si intrecciavano affiorando queste linee,
quindi portando un esubero di energia spirituale della Madre Divina, e lì inserivano le loro pietre. Questo, stiamo parlando di una tradizione che anche qui del nord Italia, dove noi viviamo, è la medesima dell'Irlanda, della Scozia, della Francia, cioè stiamo parlando dell'Occidente, nord-occidente, la tradizione celto-ligure. Quindi noi a tutti gli effetti, dal mio punto di vista, e non solo mio fortunatamente, abbiamo vissuto in queste terre del centro-nord Italia che sono il sud delle terre del nord. Questo è quello che io penso. Quindi ci sono ancora tracce, fortunatamente, appunto di dolmen, di menhir, di cromlech, che sono le strutture che edificavano. Il cromlech è, per intenderci, Stonehenge, con le pietre in cerchio, quindi delle specie di stargate che inserivano gli antichi con delle rocce in questi luoghi di potere. Il dolmen sono delle casette di pietra, sono delle tavole di pietra, e quindi questo serviva per immagazzinare, inglobare, raccogliere come un utero l'energia della dea madre. E i menhir invece sono le file di pietre conficcate, un po' come l'agopuntura, dobbiamo pensare, perché appunto di questo si tratta. Così come il nostro corpo umano è attraversato da linee di energia che poi nell'agopuntura vengono utilizzate inserendo gli aghi, così il corpo della madre terra, della madre divina, è attraversato da questi grandi fiumi di energia, e inserendo le pietre in questi punti di affioramento abbiamo, secondo me, un doppio fenomeno. Da un lato facciamo salire e accogliamo e raccogliamo ulteriormente l'energia e la rendiamo più distribuibile e canalizzata, più fruibile l'energia della madre divina. Ma dall'altro il menhir, venendo sottoposto dall'alto all'energia spirituale del, diciamo, maschile, del sole, dell'energia del cielo, quindi crea come struttura un perfetto equilibrio, un equilibrio appunto tra maschile e femminile. In antichità c'era tanto questa cosa, era una cultura molto in equilibrio, e questo ce lo dimmi. Prego, prego. No, ti voglio far finire e poi ti faccio la mia riflessione. Ce lo dicono anche molto le feste celtiche di cui io mi occupo. Mi occupo anche appunto di tradizione spirituale, con i riti e quant'altro. Le quattro feste celtiche sono il 31 ottobre, 1 novembre, che è il Capodanno celtico, la festa dei morti. Quindi pensa anche a questo tema, che per noi è diventato un tabù sociale, addirittura un rimosso psicologico. Pensa anche all'epoca nostra che stiamo vivendo, no? Pensiamo a questo. In un'epoca come la loro, per migliaia di anni, pensa che il cardine della coscienza collettiva era proprio il tema della morte, quindi avevano un rapporto molto sereno, avevano degli strumenti molto precisi per affrontare la morte, sapevano cosa succedeva, c'era la reincarnazione, erano molto lucidi su questo, e quindi sereni, e avevano un rapporto con i morti, c'erano dei giorni come questo dell'anno in cui poter comunicare con i propri cari defunti, e c'è tutto un mondo di bellezza rispetto anche al tema della morte, dei defunti, delle connessioni con l'altro mondo, perché questo secondo me è il grande tema degli antichi, cioè queste persone, io scrivo nel libro, secondo me vivevano con un piede di qua e un piede di là, erano crepuscolari, amavano molto le terre di mezzo, i regni tra i regni, quindi erano, secondo me, quello che sto capendo, molto diversi da noi, proprio antropologicamente, psicologicamente, socialmente, non erano animicamente, non erano atei materialisti come noi, loro avevano sempre un occhio di qua e un occhio di là, nell'altro mondo, pensa anche a tutto il mondo del sogno, sapevano che esistono piani di realtà diversi, sapevano che questo dove viviamo noi è solo uno dei piani. E c'è tanto da raccontare, da dire. Secondo me erano proprio diversi. Scusa, vai. No, ti volevo interrompere una cosa per rafforzare questo concetto che io adoro. Prima non posso non sottolineare che l'eco della tua voce, l'eco che la mia anima percepisce della tua voce è bellissimo. Nel senso che io capisco subito, come diceva Bersan, quando una persona è in connessione. Cioè, c'è un istinto della mia anima di capire, come per molte altre persone, coscienti o incoscienti,
nel momento in cui sentono un racconto come tu mi stai facendo adesso, se c'è della verità. E quindi volevo assolutamente esporti questa mia sensazione, che è molto bella e che ringrazio. È come se fosse nutrimento per la mia anima le tue parole. E la riflessione era questa, che è molto importante quello che tu hai detto, perché in poche parole noi pensiamo di vivere in una società avanzata perché abbiamo la tecnologia. Va bene, ok, non è un mezzo e quindi nessuno va a demonizzare un mezzo. Ma a mio dire esistevano dei popoli, dei precursori di questa civiltà dove erano più avanzati da altri punti di vista, cioè animicamente parlando, cercando di fare un sunto. Perché come dici tu, vivevano in perfetto equilibrio tra due mondi, il visibile e l'invisibile, con questo infinito rispetto per questa madre che ci sta accogliendo, che è la vera madre, che è la terra, Gaia. Volevo con te fare una riflessione. Purtroppo nel mondo di Yahweh, quindi in questo mondo materialista, in questo mondo in cui bisogna estroiettare questo aspetto spirituale fuori da noi, anche il Dio stesso, la fonte, l'infinito, chiamala come vuoi, è all'esterno da noi, è materialista, è punitivo, è peccaminoso, e ci ha effettivamente allontanato da tutto ciò che è la nostra mamma Gaia, dal nostro padre che può essere il sole, e con esso le energie connesse, e ci ha proprio una mannaia tagliato questo modo di poter comunicare con l'invisibile. In passato hanno bruciato chi si connetteva con l'invisibile o pensavano che si potesse connettere, le famose streghe, e anche quella cosa chiamata Santa Inquisizione, c'era proprio un processo scientista e, come posso dire, matematico nel epurare tutte le persone che fungevano da ponte tra questi due mondi, togliendo una grande bellezza sia culturale sia spirituale, soprattutto animica. Era d'obbligo questa riflessione, che suppongo tu sia d'accordo, visto il tuo lavoro, il tuo modo di vivere e laddove sono le tue energie. La mia riflessione era questa: è stato tolto la cultura orale, quindi la parola che sgorgava dal cuore, quindi da questa parte del nostro corpo, che è un corpo energetico ed è molto importante. Quindi la parola nasce dal cuore, viene emessa attraverso la voce e ha un potere curativo e un potere di co-creazione della realtà. Noi siamo passati alla cultura della scrittura, che in realtà fa nascere la parola non più dal cuore, come se una mente bicamerale, duale e ingannevole. Quindi quando andiamo a leggere, la parola non nasce più dal cuore di quella persona, dalla bocca di quella persona, ma viene molto spesso stigmatizzata, marcata, limitata attraverso la scrittura. Io non sto dicendo che la scrittura è da buttare, ormai sono delle opere d'arte, viviamo in opere d'arte letterarie, ma a mio dire è un limite, mentre nella cultura ora c'era qualcosa di fruibile che andava immediatamente a ritornare nel mio cuore e a avere questa comunicazione diretta da anima ad anima. Quindi la ricchezza di quella persona veniva immediatamente immessa in me. Ecco, sono stata un po' noiosa e mi auguro sia stata chiara, ma volevo un tuo commento a questo pensiero. Sì, questo di cui parli è importantissimo, è un tema veramente centrale nella tradizione antica. Pensiamo alla tradizione dei druidi e delle druidesse, che è il tema che poi a me è caro, quindi i sacerdoti celto-liguri, poi magari ne parliamo di chi fossero. Ma l'idea è questa, che loro per migliaia di anni avevano avuto una tradizione orale, quindi da bocca a orecchio, ed è anche questo uno dei motivi per cui è poi scomparsa sostanzialmente la tradizione antica celto-ligure, perché non hanno scritto niente, non hanno lasciato niente di scritto. Ma tutti concordano, anche gli autori greci, gli stessi Platone, Aristotele, nel
sostanzialmente sostenere che il momento in cui una cultura, una società ha bisogno della scrittura, questo è un momento in cui c'è una decadenza. È il contrario di quello che noi pensiamo che la scrittura sia una cosa autorevole, che dà stabilità e che dà ricchezza culturale. In realtà la scrittura avviene in un momento in cui una cultura non riesce più a sostenere un passaggio da bocca a orecchio forte, che è poi l'unica cosa che conta, quindi iniziatico, e c'è bisogno quindi di mettere per iscritto, cercare di sigillare delle cose, ma queste cose qua, come dici giustamente te, necessariamente sono destinate a diventare lettera morta, perché solamente la parola è viva, primo. E secondo, la spiritualità è sempre una cosa che ha a che fare con l'incanto del presente, secondo gli antichi, non puoi codificare più di tanto. Cioè il mistero dell'esistenza, secondo me, è talmente grande che piccoli frammenti della conoscenza delle cose possono essere compresi e comunicati. E questo può avvenire specialmente nel mondo della comunicazione da bocca a orecchio. Già quando scrivi sei già a un livello inferiore, a meno che non ci siano dei testi ispirati, ma sono veramente pochi. Come tu dicevi prima della voce, del sentire, ci sono dei testi che quando li leggi senti che sono ispirati, ma sono veramente uno su certo. Un milione. Qualcuno ha questo dono di scrivere testi ispirati, ma il 99% delle cose sono lettera morta, che creano, secondo me, anzi, creano un grande schermo di proiezione. Barriera. Sì. Esatto. E quindi non sei più nell'incanto del presente, nel mistero, ma sei nel conosciuto, soprattutto se nel mentale, che è proprio una grande gabbia questa. E poi voglio dirti questo, che da noi abbiamo questa tradizione delle masche, delle streghe, c'è tantissimo qua nel Piemonte, e addirittura nel mio paese c'è stato l'ultimo processo di stregoneria, una donna bruciata, insomma, viva al rogo. E c'è tantissimo, ci sono storie di masche e quant'altro. La cosa veramente interessante che ho scoperto e che proprio parla di questo tema è che questo termine, che nessuno in realtà ha capito bene cosa, da dove derivi, probabilmente è un antichissimo provenzale, ma che secondo me in realtà vuol dire che è un termine sostanzialmente che è di 3-4 mila anni fa, cioè Celto Ligure. Questo termine masca probabilmente voleva dire bisbigliare, sussurrare. Ecco, capisci che qui abbiamo a che fare con un lignaggio esoterico iniziatico al femminile, di trasmissioni spesso da nonna a nipote di conoscenze, sono proprio delle iniziazioni, anzi sono proprio dei pacchetti di conoscenze che vengono trasmesse in linea di sangue, col potere della parola sugli elementi. Quindi queste donne in antichità probabilmente bisbigliavano delle formule magiche, quindi sussurravano delle formule magiche, spesso picchiettando l'acqua con dei ramoscelli, e avevano il potere, per esempio, sugli elementi, potevano creare la tempesta, potevano, secondo me in antichità potevano, come si dice, come alcuni scrittori greco-latini hanno fatto intendere, parlando dei druidi, avevano il potere sugli elementi queste persone, quindi potevano addirittura implodere, fare crollare delle colline, facevano nascere una nebbia, creavano i cavalloni marini, tanto per dirne due o tre. E gli stessi militari romani, quando hanno incontrato e sono dovuti scontrare con queste popolazioni, per quanto fossero valorosi, e poi di fatto hanno vinto, hanno spianato anche loro tutta la cultura celtica, erano veramente inquietati, si sono veramente spaventati nell'assistere a certi fenomeni. Quindi loro, davvero, questi popoli antichi, avevano una tale connessione con la natura, nel senso più largo del termine, e con i misteri della natura, che erano riusciti in qualche modo anche alcuni di loro, in un processo lunghissimo. Pensa che una tradizione di noviziato e poi sacerdozio druidico durava una vita, non era, cioè era una scuola certo. Nella foresta, nella radura nella foresta, passavano 20, 30, 40 anni in cui tu facevi solo quello. E quindi, concludendo questo discorso, in effetti io penso che queste popolazioni antiche, per quanto noi ci consideriamo evoluti e all'apice dell'evoluzione, diciamo per questi motivi, no, tecnologici, che sicuramente sono,
sono validi, ma dal loro punto di vista, diciamo quindi spirituale e di connessione con i fenomeni naturali, noi siamo dei veri barbari, quindi noi consideriamo loro degli uomini scimmie appena scesi dall'albero, ma secondo me loro, se venissero qua adesso e guardassero come in che condizioni viviamo, rimarrebbero un po' sbalorditi. Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, perché io dico sempre che noi ci stiamo imbarbarendo, nel senso che a questo livello tecnologico che sta cavalcando in maniera temporale delle novità incredibili, perché si passa a delle scoperte tecnologiche, non esiste più un tempo di metabolizzare la nuova scoperta tecnologica, è velocissimo ciò che la tecnologia ci sta portando. Purtroppo c'è troppo un divario tra l'etica che gestisce questa cosa, e noi pensiamo di essere i migliori avendo la tecnologia in mano, perdendo la parte più sacra di noi stessi, che è questa connessione. Quindi dovremmo essere un po' più umili in questo. Proprio questo. Io mi ricordo quando studiavo al liceo e poi all'università, filosofia, quel poco che mi ricordo, perché poi la filosofia occidentale per me comunque è una cosa troppo mentale, troppo razionale, non ho un grande ricordo di cose interessanti, però mi ricordo i greci, che sono la cosa più interessante. Platone. Parlavano di questo peccato di hubris, cioè i greci per certi versi sono contemporanei ai Celti, quindi qualcosa in comune c'è sicuramente di grande interesse, e loro avevano codificato questo peccato dell'uomo che si fa Dio, questa superbia, arroganza dell'uomo che si sente Dio, e quindi quello di cui parli tu adesso io lo definirei così, dell'uomo moderno, il peccato di hubris, cioè l'idea è che addirittura noi stiamo cercando oggi, attraverso la clonazione, l'intelligenza artificiale, stiamo creando esseri umani, oppure addirittura esseri superumani. Cioè abominevoli. Abbiamo l'arroganza, la superbia di creare, noi e non la natura, con i suoi cicli, dei mostri, mi verrebbe da dire. Ma questo è molto, io penso che sia molto pericoloso. Soprattutto anche secondo me. Pericoloso perché non vedo da parte degli scienziati in generale, spesso, un'etica, cioè un senso di connessione e di rispetto con la natura, con l'amore della dea madre, della terra, pure senza andare a questi fenomeni più clamorosi. Pensa anche semplicemente, pensiamo a quello che noi diamo per scontato oggi. Cioè, oggi noi socialmente dobbiamo fare una strada, spianiamo un territorio, oppure facciamo una galleria, perforiamo la terra, o dobbiamo abbattere degli alberi e li abbattiamo, no? Questa cosa qua è a livello di coscienza zero, cioè noi non abbiamo nessuna coscienza di quello che stiamo facendo, del fatto che stiamo violentando un essere vivente che è la madre terra. Sì, ma noi, sai, Andrea, sì, noi in primis violentiamo noi stessi. Certo. Però tu immagina di sentire, percepire, perché ne hai fatto esperienza, che un albero non è solo un albero, è abitato da una creatura vivente, c'è lo spirito guardiano con cui puoi contattarlo, parlare, si può antropomorfizzare, può venire a comunicarti le cose. Quello è uno dei grandi misteri delle conoscenze antiche, sciamaniche. Queste persone parlavano con gli alberi, con gli spiriti guardiani degli alberi. Tu immagina di aver visto e fatto esperienza di questo. Certo. Non puoi più impunemente tagliare un albero con la motosega, no. Perché è come se ti tagliassi un dito, proprio questo è il discorso. Certo. Pensa Andrea, di quello che tu stai dicendo. Io amo moltissimo i fiori e li trovo poesia. Cioè, c'è una bellissima frase, mi sembra di Emily Dickinson, la quale diceva: i fiori sono il sorriso di Dio. Cioè, nel contemplare la magia di un fiore, perché è magico, cioè da un seme diventa qualcosa, un'opera d'arte, una bellezza, e la condivide con te attraverso la sua bellezza, il suo profumo. Un fiore ti parla, c'è l'incanto nel guardare un fiore.
io spesso compravo o prendevo i fiori recisi. Da quando ho iniziato a riequilibrarmi come persona, quindi a parlare con la mia anima, a connettermi, a fare meditazione, a risvegliarmi, a rifiorire anch'io, non sono più riuscita a cogliere un fiore. Cioè, se devo prendere un fiore, lo prendo e già devo, adesso passerò a questo passaggio, non più nel vaso, ma lo contemplo a terra piena. Capisci cosa intendo? Cioè, rispettandolo totalmente, rispettandolo quindi, totalmente. Ci sono su questo piano di realtà ci sono delle cose, secondo me, che sono da sempre considerate maestri e maestre. Questo è proprio il regno dei fiori. Tu pensa che il nostro, se proprio dobbiamo sintetizzare, riassumere in una parola la nostra missione come esseri umani, per esempio, è quella di fiorire. Sì. Per esempio, cioè noi dobbiamo capire che fiore siamo e diventare quel fiore. Attraverso il linguaggio floreale noi capiamo tante cose di conoscenza proprio di noi stessi. Pensa anche alla oppure all'ordine esoterico iniziatico più di livello più alto, secondo me, che c'è qui da noi in Occidente, che sono i Rosa Croce. Sì, riconosco. Si pensa appunto quindi all'importanza nella nostra cultura proprio della rosa. La rosa della rosa è il simbolo vivente e lì c'è tanto, si può contemplare, meditare e la rosa non smetterà mai di trasmetterti delle comunicazioni, delle cognizioni, degli insegnamenti, ti trasmette delle verità iniziatiche. Queste sono delle cose seminate qua sul pianeta Terra che ci consentono di fare un salto evolutivo. Per non parlare appunto del tema della bellezza, dell'amore, tutti questi temi sono temi di cui parlano i fiori. Sai che, sì, sai che Van Gogh, che ti svelo, non faccio un mistero di essere il mio pittore preferito perché lo considero un pittore sciamanico, e infatti inorridisco quando sento parlare della tecnica di Vincent. Vincent ha dipinto a 40 anni, non aveva nessuna tecnica, era connesso con l'oltre. Lui parla, lui a proposito dei fiori aveva scritto questa frase bellissima: se non sai cosa fare delle tue mani, trasformale in carezze. E quando Teo gli chiese, il fratello, perché aveva questo scambio epistolare molto intenso con il fratello, gli disse: ma Vincent, cosa intendi per questo? E lui rispose: i fiori mi chiedono di essere accarezzati e non colti. Cioè, nella carezza c'è il gesto più sublime d'amore che noi possiamo fare. I bambini si accarezzano, i cani si accarezzano, ed è un gesto disinteressato, perché materialmente non porta nessun vero atto consumistico mercificante, capisci cosa? È una donazione allo stato puro. Io accarezzo un bambino perché il mio cuore esplode d'amore per quel bambino. E la stessa cosa, accarezzo un fiore perché vedo un riflesso divino, in poche parole. Sì. Con te volevo affrontare un altro tema, che è connesso ovviamente a tutto quello che tu stai dicendo, a me molto caro, che è quello del femminile sacro. Allora, come tu hai detto, vivi in un paese dove l'ultimo rogo è stato ancora ricordabile, quindi poco tempo fa, anche se io sono d'accordo con te che le vere streghe non si facevano bruciare, erano troppo furbe, bruciavano quelle che scimmiottavano le streghe per punire un paradigma, cioè tutte coloro che tentavano una connessione bruciavano. Oppure la più bella. Esatto, ancora peggio, bruciavano le donne un po' più emancipate semplicemente, oppure la più bella del villaggio, la più c'era veramente qualche secolo fa. E la psiche delle popolazioni qui da noi era veramente retrograda e la religione cattolica faceva gioco, no, su questa faceva psiche. Gioco. Allora, secondo me quello che ci può salvare è dare il giusto plauso al femminile sacro. Non voglio fare un discorso femminista che a me non piace, il femminismo è stato sfruttato ancora da Yahweh depotenziando la donna, rendendola ancora più brutta, questa
sessualità selvaggia non l'ha, l'ha semplicemente depotenziata, snaturata. Io volevo che ora tu mi parlassi del femminilio sacro, poi prometto non ti interrompo più, e della tua idea del femminilio sacro e se effettivamente può essere un vero jolly per riequilibrarci in questo momento un po' difficile. Sì, dunque, quando si parla di equilibrio e quindi di sanità psicologica, ma anche animica, io mi riferisco spesso a questa croce celtica delle quattro feste, che abbiamo detto essere come inizio dell'anno quella in cui ci connettiamo col regno dei morti, ma se andiamo a sei mesi dopo, che è Beltanes, il primo maggio, ecco che troviamo l'altro grande tema, che è diventato anche quello il tema tabù nella nostra cultura, che è quello della sessualità. Tu quindi pensa che le due cose più scabrose, di cui non si può dire, non si può parlare, non si può neanche pensare, che sono la morte e il sesso, nella tradizione antica erano le basi, l'asse portante della cultura. Quindi tu pensa ai riti della primavera, che si svolgevano in natura, c'era questi riti bellissimi dove, vediamo come riuscire, sostanzialmente c'erano delle vergini oppure delle giovani donne, sacerdotesse, che una volta all'anno entravano in contatto con la dea primavera, diciamo così, con la dea madre, ma nelle vesti della dea primavera. E attraverso l'accoppiamento rituale sacro con dei giovani con corna di cervo che invece impersonavano il dio cervo sostanzialmente, mettevano in scena i riti che già in natura attorno a loro venivano svolti dalle piante, dagli animali. Questo è proprio un momento dell'anno in cui tutte le creature viventi sul pianeta Terra mettono in scena l'accoppiamento rituale. Questo è il momento dell'equilibrio delle due energie maschili e femminili, dove come dire, si co-crea l'anno, quindi pensa proprio ogni anno alla ciclicità del fatto che dopo l'inverno deve rinascere tutto, anche gli esseri umani co-creavano, diventano partecipi di questa co-creazione. Tu pensa quindi già solo per questa cosa che sto dicendo, come era concepito il sesso rispetto a oggi è già solo un'eresia solo a pensare una cosa del genere. L'altro asse portante dell'anno celtico era quello tra il primo febbraio e il primo di agosto, che sono in realtà sostanzialmente il primo febbraio la festa della dea Brigid, Imbolc, e sei mesi dopo del dio Lug, il dio della luce. Entrambi hanno dei nomi che parlano di luce, quindi Brigid diventa la dea della luce, bright in inglese, mentre il dio Lug, light. Pensa quindi a questo fenomeno della luce. La luce non pensiamola solo come la luce solare. La luce in realtà può essere pensata come la luce della vitalità che rinasce in noi, come se le nostre cellule fossero luce. E quindi l'altro asse, quindi cardine dell'anno, è il maschile e il femminile. Entrambi questi archetipi, sia la dea Brigid che il dio Lug, sono sostanzialmente divinità, tra virgolette, dai mille volti, quindi entrambi sono sia guaritrici, sia però anche guerriere, sia poeta, quindi ogni manifestazione del maschile e del femminile nelle sue grandi sfaccettature, quindi pensa che ricchezza, che profondità e che acume anche intellettuale, perché di questo stiamo parlando, erano delle persone di mente raffinatissima a queste popolazioni antiche, non erano i barbari presi dalle piante. Certo, pochissimi erano così acuti, erano solo i druidi e le druidesse, ma c'era un orologio svizzero, diremmo oggi, nell'organizzazione dell'anno. E le energie erano in perfetto equilibrio. L'energia principale che sosteneva la ruota dell'anno era comunque, possiamo chiamarle cose, l'energia del femminino sacro. L'energia del femminino sacro, sì. Anche perché una madre... nelle società matriarcali la madre per natura ama tutti i suoi figli indipendentemente dai successi o dagli insuccessi. Nelle società patriarcali vieni etichettato e vieni amato o considerato in base ai successi sociali che raggiungi in quel momento e questo è devastante.
questo è devastante, perché tutte le persone qua, è la scoperta dell'acqua calda, ma non è la palissiano, tutte le persone che crescono con amorevolezza, accettazione, maternità, sono persone indubbiamente migliori o sicuramente non problematiche, da persone che vengono cresciute da una madre dove ha omesso tutti questi aspetti del femminile sacro e va a scimmiottare un uomo, sì, ad esempio. Il femminile sacro, tra l'altro, nelle sue varie sfaccettature anche, quindi quello più importante è sicuramente l'archetipo della madre, che ci insegna l'accettazione, l'amore incondizionato, e quindi diciamo questo è il grande sostrato che sostiene tutto. Ma anche, pensa alla propria la tradizione celto-ligure, l'archetipo della donna guerriera. C'erano dei capo clan donne che in queste orde di guerrieri comandavano. Pensa quindi al ruolo della donna, come poteva essere emancipato, e le donne celtiche sono state un unicum nella storia, per il loro livello di emancipazione, di forza, anche di rispetto. Loro potevano stabilire che un matrimonio veniva, cioè il divorzio, per dire, loro Certo. Erano 2000 anni avanti rispetto a, pensa alle donne invece, al ruolo delle donne mediterranee, no? Sottomesse, o le donne greco-romane, no? Dove che quasi non potevano uscire di casa, non avevano potere di parola, non potevano parlare in pubblico. Sostanzialmente, tra l'altro, la donna, se non sbaglio, fino a pochi secoli fa non era considerata neanche portatrice di anima. Esatto. Aveva diritto di voto fino a 100 anni fa. I Celto-Liguri erano invece persone che rispettavano, amavano, e il ruolo della donna era cardine nella società. Certo. Ed era quindi anche una donna guerriera, era una donna guaritrice, era una fanciulla divina. E c'era tanto dell'archetipo del femminino sacro nelle sue varie sfaccettature. Era detentrice di questi misteri della parola sacra, come abbiamo detto prima, no? A proposito delle masche. Le masche sono solo l'ultima coda di questa. Sì. Io penso che anche la donna, come nei Veda, sia quel ponte che ti porti nell'oltre, cioè attraverso la sua anatomia, attraverso la sua anima o il fatto di essere polarizzata verso il femminile, perché ognuno di noi è androgino fondamentalmente, però abbiamo questa polarizzazione che pende più da una parte più dall'altra, fisicamente, poi in coerenza adesso animicamente. Sia fondamentale, ad esempio nei Veda, come ti ho detto, come ponte nel portare di là, cioè la donna ti prende per mano perché per sua natura è molto facile per lei andare dall'altra parte e quindi serve proprio all'uomo come se fosse quei ponti di montagna, no? Che vedi per andare dall'altra parte del bosco, dove dall'altra parte del bosco magari trovi un tempio e lì puoi trovare una meditazione, una connessione, ad sì. esempio. Per esempio, dal punto di vista spirituale, noi possiamo dire che possiamo avere due approcci. L'approccio che va di moda negli ultimi 2000 anni è quello maschile, che è l'idea di costruire una piramide e quindi farsi un grande sforzo, studiare, lavorare, operare, mettere i mattoni su, creare, 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 a un certo punto sperare di arrivare in cima e toccare Dio, vedere Dio dalla cima. Questo, diciamo, è la via maschile. La via femminile in realtà è diventare al contrario un simbolo dell'utero e della oppure del calice. Pensa al simbolo del calice, del Graal, che è proprio c'è lì. Questo cosa significa? Che per la donna, sciamanicamente, è possibile semplicemente entrare in silenzio, diventare in accettazione, ascolto e lasciare che l'infinito mistero possa penetrarla. E quindi è una via diretta che all'uomo è quasi sempre preclusa. Questo è anche uno dei motivi per cui nel simbolismo anche sessuale della via iniziatica dell'unione sacra, la donna è l'unico ponte, come dici te, che può consentire all'uomo di fare subito il salto, perché per sua natura invece l'uomo, diciamo la parte maschile dell'uomo, tende più a essere appunto nel costruire, nel fare, nel pensare, nel riflettere. È tutto un altro approccio. Sì, però qua la donna deve prendersi le sue responsabilità e fiorire in coerenza con la sua anima femminile. E quindi, ad esempio, nel secondo tabù che tu dicevi, che è quello del fare all'amore,
quello di anche lei avere questa consapevolezza e quindi non ridurre quest'atto in maniera barbarica e mercificante, ma quello proprio di andare insieme nell'oltre. E lei deve avere la consapevolezza che porta l'uomo nell'oltre. Capisci quello che intendo? Yeah. Oggi c'è una mercificazione di questo. Io, ieri stavo proprio studiando un testo sul tantra, sulla tradizione dello shivaismo tantrico. Nell'iconografia, anche nei bassirilievi di alcuni templi indù, diciamo dell'Oriente, è molto evidente che questo ruolo della donna come ponte, sì, come portatrice di grazia, di bellezza e di misteri. Certo. L'ultima domanda. Volevo farti l'ultima domanda, perché sennò ti rubo anche troppo tempo, ma con la promessa che rifacciamo un'altra chiacchierata, perché sei affascinante a dir poco. Dobbiamo parlare di tutto l'altro argomento che non è il femminino sacro, ma è l'altro grande mistero dei popoli antichi, che è quello del piccolo popolo, dei Fairies. Ecco, allora sai che cosa? Allora non te lo chiedo adesso. Cioè, nel senso, ti chiedo solo, infatti volevo parlarti del piccolo popolo, però volevo darmi, non volevo farla così prolissa e rubarti così tanto tempo. Facciamo un accenno, se ti va, al piccolo popolo. Dimmi, Andrea. Quindi, per quello che io vedo e sento e scopro, quindi le due grandi distinzioni del popolo antico, druidico, chiamiamolo così, celto-ligure, che hanno le grandi distinzioni rispetto a noi, sono che loro avevano una grande connessione col femminino sacro, con tutto il discorso che abbiamo provato a fare, articolato, e quindi quei misteri della natura, della geografia sacra. Poi potremmo parlare molto di più dei luoghi di potere, in quanto luoghi di possibilità che possono accadere, c'è tanto da dire. Ma l'altra grande distinzione, secondo me, è che loro vivevano in un mondo, in una cultura anche, in cui era consolidato, era un dato di fatto che esistessero creature del piccolo popolo, dei fairies, quindi elfi, gnomi, fate. Questo che cosa significa? Questo significa tanto, dal mio punto di vista, quasi tutto. Significa che, innanzitutto, che la vita è più ricca, più colorata, ci sono più fiori colorati, e ci sono più misteri, c'è... Popolo fatato, sono popoli di altre dimensioni con cui possiamo entrare in contatto, ma sono vibrazioni diverse, sono comunicazioni, sono rivelazioni diverse. Io, per esempio, quando faccio la visita guidata alla Sacra, porto le persone a vedere i bassorilievi della Sacra di San Michele con questo taglio druidico celto-ligure. Faccio notare, per esempio, che sono scolpiti, per esempio, The Green Man, quello che in Inghilterra, in Scozia si chiama così, cioè questo uomo dei boschi verde, che è rappresentato con delle, tutto fatto di foglie, un po' mostruoso, dalla piante. Queste sono, vuol dire che cosa? Vuol dire che c'è stato un momento molto lungo nella storia dell'umanità, stiamo parlando proprio di sciamanesimo celtico adesso, in cui le comunicazioni e le rivelazioni non erano, come noi magari oggi cerchiamo sempre di pensare, intuizioni o costruzioni di sacerdoti perché sono bravi, sono belli, sono furbi, ma perché loro avevano questa capacità di connettersi con le creature visibili, che sono appunto le creature che abitano le piante, le creature che abitano le rocce. Tu pensa anche che per la tradizione antica, irlandese in particolare, noi magari vediamo un tumulus come un mucchio di rocce, una collina artificiale. Se lo vedessimo con occhi druidici incantati, vedremmo un castello con danze, canti, donne e uomini che fanno l'amore, cioè è un castello incantato, fatato. Ricco, una realtà ricca. Noi non riusciamo più a vedere i colori che ci circondano, questo è il problema. L'epoca di Yahweh ci ha così messo in questa gabbia che non riusciamo più a vedere, grigia, e non riusciamo più a vedere i colori e l'immensità che c'è fuori da questa gabbia. È così. Questo è incredibile. Allora, Andrea, io ti rubo una promessa, che ci ritroviamo prossimamente, parliamo di tutto questo altro tema che è affascinantissimo, così diamo a chi vedrà questa intervista
il modo di fluire e di metabolizzare tutto quello che tu hai detto, che è bellissimo. E poi non l'ho mai fatto con gli altri, con le persone che intervisto, la promessa che e la possibilità di caricare su questo canale un tuo video che farai a tua scelta, dove ci farai vedere l'incanto della meraviglia dove sei. Va bene, dai, volentieri. Va grazie. Bene. Grazie, da dire... No, grazie a te, grazie a te. Tu sei un'anima incredibile. Allora, ricordiamo però ancora per cortesia il tuo libro, che è Geografia Sacra, e se lo si vuole acquistare, lo si può acquistare anche via internet, giusto? Sì, dunque, Geografia Sacra e Tradizione Segreta del Nord. Poi di recente ho anche un sito internet. Sì, l'ho visto. www.andreacogerino.com. Lì c'è tanto materiale, ci sono anche tante meditazioni guidate del popolo, faccio tanto quel lavoro di accompagnamento tramite la meditazione guidata in luoghi fatati, chiamiamoli così. E poi mi sono perso, non so cosa sto per dire. No, già il sito è incantevole. Il sito è incantevole. Io sono, ci ho messo un giorno per vederlo tutto, il tuo sito, che hai fatto, perché è ricchissimo, è un tesoro. Quindi per ora mi sembra che abbiamo dato delle buone coordinate, dei buoni meridiani dove trovarti e dove attraverso di te esplorare questo mondo che, credetemi, sarà un viaggio per l'anima incantevole. Rinizierete a rifiorire insieme ad Andrea anche voi. Quindi io ti ringrazio, Andrea, e ti strappo la promessa di vederci il prima possibile, d'accordo? Sì, sì, dai, volentieri, a me piace chiacchierare di queste cose perché sono le cose che amo, quindi... Grazie. Adesso chiudo l'intervista così.